notizie di oggi. La musica di sempre. GRP. Giornale Radio Piemonte. Siamo prontissimi per collegarci con Francesca Mogavero, con Wendy Abux, per parlare naturalmente ancora una volta di libri. Ciao Francesca, come stai? Eccoci, ciao Gian, buon pomeriggio a tutti. Oggi ho tantissime cose da dirvi, e allora... sai che sono un po' logorroica. No, subito sul pezzo, vai! Allora, intanto una bella notizia, una gran bella notizia, che per il secondo anno di seguito uno dei titoli di Buendia Books è stato selezionato dal progetto Guarda che Storia di Film Commission Torino Piemonte, Salone Internazionale del Libro di Torino, che individua i romanzi, le storie più adatte a diventare un lungometraggio o una serie TV. Che figata! L'anno scorso è toccato a Carne Mangia Carne di Andrea Monticone, quest'anno all'eco-thriller La foresta fossile di Cristina Converso. Siamo contentissimi, ma poi oltre a essere veramente un grande onore, un'emozione, è un'opportunità anche per le autrici e per gli autori, perché si stanno misurando con un breve corso, Cristina e gli altri 7 autori selezionati, con esperti del settore per tenere poi un pitch rivolto agli addetti ai lavori. Aspetta un attimo, che cos'è un pitch? Un pitch è una sorta di piccola presentazione. Okay. In pochi minuti devi individuare i punti di forza della tua storia, in questo caso spiegare perché sarebbe particolarmente adatta a una trasposizione filmica. Capito. Ecco, il sabato prossimo, ma ne parleremo poi ancora, ci farà proprio questo pitch aperto anche al pubblico, oltre che appunto ai professionisti, al Circolo dei Lettori di Torino. Caspita, no, sono esterrefatto, cioè bellissima questa cosa. E poi per un autore, secondo me, vedere che il libro prende un'altra forma deve essere una cosa straordinaria, meravigliosa. Quindi incrociamo le dita e speriamo che davvero possiamo vedere La foresta fossile al cinema. Bocca al lupo a tutta la scuderia di Buendia Books. Poi cos'altro? E poi volevo raccontarvi 4 eventi che si svolgeranno da domani fino alla prossima volta che ci risentiamo. Sì. E quindi domani 19 novembre alle ore 21:30 Andrea Monticone con I Teschi di Malta sarà al Circolo Arci La Cadrega. Okay. Ingresso aperto ai soci di Arci. Il 21 novembre, lunedì, quindi giornata mondiale dell'albero, ci sarà la prima presentazione nazionale di Testimoni Silenziosi, storie di alberi monumentali di Cristina Converso, appunto il suo nuovo libro, con il patrocinio della Regione Piemonte presso Binaria, e interverranno il libraio Massimo Trombi e Lorenzo Camoriano della Regione Piemonte. Ah, quanto mi piace quando c'è questo fermento artistico letterario. E poi ancora 2 eventi, il 23 novembre, giorno in cui Fred Buscaglione avrebbe compiuto 101 anni, con Marina Rota e Sabrina Gonzatto saremo alle ore 19 in Corso Belgio alla circoscrizione 7 per un appuntamento intitolato Fred Buscaglione e lo swing, nell'ambito della rassegna a cura dell'associazione Lingua Doc Dalle periferie alle stelle. Quindi si parla di personaggi torinesi importanti, artisti, famosi, inseriti nel loro contesto di vita, nelle periferie torinesi dove sono nati e cresciuti. Ecco. E poi, ultimo appuntamento dei prossimi giorni, il 24 novembre, di nuovo Marina Rota con Sotto le stelle di Fred, alle ore 15:30 sarà l'Uni3 di Castellamonte. Sei precisa come un metronomo, ci sono tanti e tali appuntamenti sul sito di Buendia, le varie ed eventuali, poi sui social naturalmente c'è anche il podcast di queste interviste, insomma avete solo l'imbarazzo della scelta. Grazie Francesca, buon weekend. A voi, altrettanto, ciao. GRP.